appena mostrato, ragazzi, è un sit-up con il sandbag. Come fare per effettuare questo esercizio? Allora, dobbiamo avere un sandbag. Quindi io prendo il mio sacco, allora mi metto seduta, quindi prendo il mio sacco dalle prese queste laterali, aggancio il mio sacco e devo portare il sacco verso di me e quindi le mie prese saranno rivolte in avanti. Tengo piedi ben in appoggio a terra, le gambe sono piegate e mi metto distesa con la schiena alta a pedino. Sistemo le mie gambe in modo da cercare di tenere la pianta del piede bella appoggiata, le gambe restano piegate. Con tanta forza mi metto seduta. Infatti sit up significa proprio assumere una posizione da seduta, portarsi seduti. Quindi vado a stringere al massimo i miei addominali, porto il mio mento verso il pettorale mentre vado a sollevarmi, quindi l'errore da non fare mai è quello di sollevare prima le spalle e poi la testa. Ricordatevi sempre, si solleva prima la testa e poi le spalle seguono la testa, perché sennò rischio di avere tanti dolori al collo. Quindi partiamo, vado a tenere le mie braccia completamente distese e con una grande forza mi metto seduta, quindi porto il mento al petto e stacco tutta la mia parte del corpo e alzo il mio sandbag sopra la mia testa. Lentamente mi riporto giù, quindi srotolo, immagino di srotolare, srotoliamo e ritorno alla posizione di partenza e ancora schiaccio mento verso il petto e mi metto seduta e alzo il mio sandbag sopra la mia testa e ritorno lentamente alla posizione di partenza e vado. Se voglio renderlo più intenso, tutte le volte che vado su e giù non tocco mai completamente a terra con le spalle e la testa, quindi avremo questo: giù, su, giù, su. Se invece sento il bisogno di riposarmi, lo faccio come vi ho fatto vedere prima, quindi scendo giù, se proprio non riesco tutte le volte a rimanere su, e vado su, o se no giù e su. Ciao e buon allenamento!